La partita è tratta dal libro di Kato Masao, Attack and Kill, che è un libro che insegna ad attaccare i gruppi, a sfruttare le debolezze. Adesso vediamo subito un esempio in fretta, senza troppi giri di parole, su una delle partite di questo libro. È una partita del 68, ero a malapena vivo. Voi secondo me nessuno, ma neanche lontanamente. Kato Masao è nero e bianco è San Hirotaka. Nulla di strano, no? Tutto normale, bianco si fa la sua base. Questa è l'estensione che completa questa forma. Tutto bianco chiude l'angolo. Ok, qui c'è un primo commento di Kato che non ha proprio a che fare con il gruppi deboli, gruppi forti, ma lui in partita è esteso 4, dice che non va bene, anche se apparentemente l'estensione è grossa. Secondo la teoria del fusei che abbiamo detto, no? Prima guardi dove ci sono i gruppi deboli, poi vai a dar fastidio ai gruppi deboli, eventualmente questi, poi fai pressione, estende e quindi estensione c'è, cioè, diciamo questa. Però c'è anche la difesa di questa, no? Eventualmente. Allora diceva, avrei dovuto giocare qua, che in effetti va a difendere questa. Ed è probabilmente la ragione per cui meglio questa di questa. Nel commento lui dice, metto un po' di pancia cioè aumento un po' il territorio. Dice, poi dopo verrò fuori con un po' di moio qui o qui. Perché ci si infila in mezzo e taglia. Di qui se taglia, taglia in centro dove può fare meno danno. E qua invece taglia verso il lato e magari finisce, che dà fastidio a queste due. Però, qua. Ecco, questa poi è questa mossa l'approfondiremo successivamente in altre lezioni. Perché è una tecnica standard per andare a ridurre un moio. Cioè, non invadere, sì, c'è la possibilità di collegarsi sotto, però il problema, come poi vedremo più in là, è che se nero gioca sopra, bianco può anche vivere qui e collegarsi, o solo collegarsi, ma nero fa un muro, che poi, insomma, rispetto ai pochi punti che fa bianco e che toglie, questo è più importante in tutta la partita. Poi magari fa punti qui, mi permette di un bacio, un disastro. Così, Posso così. chiedere una cosa? Sì. Perché al posto di questa non va bene? Ma allora, ci si Lanciando il palo, aspetta qua esatto. e poi magari che Sì. bianco vada da queste parti. Sembra schiacciare ancora di più, a prima vista. Poi magari non è vero, Però, Però, a sì. questo punto, se nero gioca qui o qui, cioè attacca entrambe le pedine. Solo, ma poi diventa un po' debole questa anche. Più che altro è questo il problema, credo. Allora, perché così così sì, non è proprio la stessa cosa, però diciamo, ma questa forma permette un'invasione molto più grossa qui, ma anche da queste parti. Questa pietra diventa molto debole contro attaccata proprio sul muro di tre troppo vicine, cioè, mentre così tu gli impedisci l'estensione, cioè, gli dai fastidio, ma quando sei proprio attaccato la pietra è debolissima, diventa proprio. Sul muro da 3 io avrei steso così o così, non di più. Questa è proprio un'invita il contrattacco. Finché da 2 invece, sì, però Questa sì, però non si può c'è. giocare, no,
si può comunque giocare questo, questo e uscire in qualche modo. Vabbè, un eroe scelto. Però questo scambio rinforza più nero che bianco. Nero qui, questo c'è. Nero. Il discorso per giocare a contatto, quasi come giocare a contatto, alla fine, forse è avversario. E quindi nero è riuscito comunque a farla. Allora dice, se bianco uscisse qui, nero sarebbe felice di venire qua. Bianco non ci pensa. E quello che succede però è che, diciamo, su questa posizione lui non è particolarmente felice perché sento, cioè, ha perso bianco? No, nero. Insomma, gli sembra di aver perso un po' qualcosa non avendo giocato subito questa qui per tenere l'iniziativa subito, cioè lui un po' preoccupato dal fatto che bianco adesso gioca qui, si stabilizza e poi dopo magari giocando tra questo parco da quello un po'. Ma che succede? Bianco inizia da qua in effetti. E poi? No. Non sarebbe stata meglio questa mossa? Sì, però diciamo, questo spinge bianco di qui e rende più fastidioso questo taglio. Perché la pietra nera sul lato va un po' nei guai. Quindi allora preferisce giocare qui, che poi serve anche a mantenere un po' il collegamento. Bianco sta leggero. Sì, grazie, però non c'è. E perché bianco gioca qua? Perché non va giù di qua? Beh, tentando di chiudere questa. Però il problema è che tocca nero, no? Sì. Tanto poi sta viva, dicendo. Non è proprio detto che viva. Adesso non so dove convenga giocare, però se lasci troppa separazione qua in mezzo, nero in qualche modo ti può andare a svegliare. Questa mossa mi sembra abbastanza forte. Dov'è che ha giocato bianco in realtà? A me viene in mente. Allora, intanto bianco non sta giocando mosse a contatto perché vuole riservarsi la possibilità di mollare ogni singola pietra, vuole stare leggero, no? Se inizia a far così vuol dire che queste due difficilmente le tengo, quindi diventano mossate. Per cui qui. Su questa mi viene in mente. Su questa bianco che farà mai? E perché non questa? Magari, però adesso, cioè, il punto è che tanto Allora, non so come giocherebbe un pro, ma mi viene anche in mente una cosa un po' brutale di questo punto, di questo tipo, questo gruppo. Vive. Vabbè, ma in realtà non è che parliamo di. Però scappa. Cioè è un po' una lotta tra la sopravvivenza di questo e di questo. Ma nero ha tanti alleati in giro, quindi non l'avevo più facile. Diciamo così, così, e avanti di uno uscendo verso il centro e qui attorno ci sono solo due tre nere. Non è, cioè, bianco vivrà anche in mezzo, ma sempre in ventaglio. E poi adesso bianco deve venire a fare una riduzione da queste parti e si crea un altro gruppo debole. Uno dopo l'altro. Farà tanti gruppi da 3-4 punti. Che tutti insieme lo fanno questo. E poi mettendo pietre in mezzo alla fine spariranno i punti qui a destra. Quindi fare tanti gruppi deboli. Ma. E quell'estensione lì in realtà. Non è neanche un'estensione tanto là, è tutto lì, è lontana da quelle altre due.
cioè lui gioca, per, gioca una pietra che in qualche modo va un po' per connetterle quelle tre linee. Sì. Se la giochi là in fondo, alla fine hai tre pietre che sono troppo scollegate, quindi alla fine sono deboli. Invece quelle tre pietre lì cominciano ad essere più difficili da, da connettere, perché è un gruppo solo veramente. Mm. Devi far sabacchi, devi fare delle forme leggere, però non completamente scollegate. Sabacchi è cercare di vivere in poco spazio, in emergenza, cioè mi butto dentro e invado e ci vivo dentro. Come senza invadi dentro attaccare. Un muoio, non hai la base, stai invadendo un muoio, non hai una base, perché lì la base non c'è, sei lontano da... Allora devi essere leggero e poter fuggire, ma non troppo sparpagliato, perché no, ti taglia, ti sei troppo debole. Cioè insomma misura anche nell'essere leggeri. Allora, a questo punto della partita, nero vede che questo comunque è un possibile bersaglio, perché lui è forte e questo è così così. Inizia a ingrandire il muoio, e c'è di qua. E il bianco va subito a cercare di ridurlo con questa. Che chiaramente diciamo si aspetta, certo. Sì, poi in realtà una partita può essere così, non è che sta proprio ad ubbidire agli ordini. Cioè lì quella mossa lì, che è la stessa che avevi giocato di qua, ha senso perché di là c'è un gruppo che è abbastanza, lo di bianco lì nell'angolo, quindi anche se rafforzi nero, per rafforzarlo diventa sovraconcentrato al massimo, quindi non è più come questo gruppo bianco, è sicuro? Sì, quello a posto, sì. Quello non ha problemi. Però adesso entriamo proprio nel vivo della, del perché questa partita è dentro un libro che insegna come attaccare i gruppi, perché adesso qui abbiamo due bersagli. Allora, secondo Cato, questa mossa è sbagliata, perché per prima cosa bianco avrebbe dovuto rinforzare questo gruppo, non andare a invadere qui, perché adesso ha due gruppi deboli e lui li può attaccare entrambi. Quello che dice che avrebbe dovuto fare era invece qualcosa del genere, per esempio. Allora, nero ha la possibilità di fare un bel po' di punti qui, ma deve stare attento a cosa fa, perché se per disgrazia fa questa cosa qui, dà anche tanti punti, ma troppo in borda, qui non ci si può ancora fare la neve, insomma, sì. Quindi bisogna ancora venire avanti. Il problema è che poi bianco viene qui e non è chiaro che abbia fatto più punti, se nero qua o bianco là, quindi bisogna stare attenti, no? Quindi questo già va bene per rinforzare il gruppo, rinforzi questo e quindi indebolisci quest'altro. Per cui se nero va in qualche modo a, a difendere anche spandendo il muoio, poi dopo bianco potrà fare queste riduzioni. Se nero in qualche modo invece consolida quello, bianco attacca. Invece questa gli permette di andare a creare un gruppo debole qua. Quindi nero gioca in modo da indebolire questa. Vediamo la sequenza di nuovo. Tra l'altro nero lì l'ha salvata quella pietra quasi praticamente. Sì, sì. Tagli un po' c'è ancora. Beh, però sì, allora, diciamo molto meno. Il problema è che se per bianco si mette a fare una roba non ha nessuno, perché quasi nessuno influisce su queste, perché è vero che con bianco qui vengono tagliate, no? Però sì, c'è abbastanza spazio, ma qualsiasi mossa che nero faccia di qui va a attaccare qua. Quindi questo si rinforza perché questo è debole. Quindi bianco non può tagliare in questo modo. Deve prima, casomai, farsi una base di... È come se avesse guadagnato una mossa nel questo là. E adesso c'è tutta la tecnica d'attacco. Inizia da qua, che è separare questi due e ridurre lo spazio in questo. Adesso qui il bianco
passa avanti quello che si diceva, cioè al limite molla anche queste due, l'importante è che in qualche modo si stabilizzi. Nero cerca di tenerlo, cioè di non dargli appiglio. Questa è una forma, diciamo, ricorrente. Qui se bianco fa quello scazzo c'è un sacco di cose. Se torna indietro, inizialmente questa è quasi obbligata. Fa la base qua, se viene tagliato fa niente, due occhi di qui, due occhi di lì, niente occhi qua. Qui viene qui a farsi dare a tari e far forma d'occhi, perché la differenza è grossa, no? Poi un giorno su questa qui potrebbe venire un occhio. Se torno indietro invece nero potrà tagliare lì e non c'è niente. E bianco adesso, che è chiaro che non farà due occhi qui, scappa. Nero con molta pazienza continua tanto a rafforzarsi, in ogni caso è un, continua a essere, diventa uno splitting attack anche di qui, tra questo e questo, che ora nero potrebbe giocare qui, no? Allora, bianco lo sa e inizia a rafforzare l'angolo con la tecnica che ho fatto vedere prima nella partita che abbiamo giocato, quindi non qui, no? Ma andando a giocare di là, sì, da qua via. Nella normale risposta del Joseki dell'attacco al 4-4. Sì, certo. Solo che adesso nero, che ha già questa, non è necessario che salga, ma scende. Fossimo stati così, chiaramente sarebbe sì. Ok, e adesso difende. Questo chiaramente è meglio che difendere subito, perché poi così nero può giocare questa tranquillamente, o magari una volta che è tranquillo con questo gruppo, può anche invadere. Così posso anche invadere, però bianco per il mondo. Allora, qua il problema è che se bianco difende poi nero, allora vabbè, cosa può fare? Questa, che ha già tagliato via queste, e nero è già contento così, no? Eh sì. Ha già preso un sacco di punti. Eh sì. Non c'è male. Per cui bianco deve giocare così, per mantenere un po' tutto collegato. No. No, aspetta. Questa mia. Questa c'era? Sì, infatti. Peraltro, se bianco in qualche modo collega, nero taglia di nuovo, quindi non è una buona situazione. Allora cosa fa? Visto che lì non c'è comunque nessuna bella mossa, fa una mossa per fare forma. E vedi qui. Il problema è che qua ci gioca lo stesso. E quindi continua in questo momento. Di giocare dove ha giocato adesso nero? Cioè se il bianco avesse giocato qua? Si tagliava. Cioè in questo taglio c'era sempre, diciamo, non fa forma e non taglio. Sì, questo taglio c'è sempre, però yeah. Finché, diciamo, non fa comunque forma per fare occhi, no? Quello no. E il problema è di Presti ha tutta una serie di mosse in questa zona che vanno a dividere. Per cui a quel punto bianco deve scegliere quale dei gruppi fare vivere. Cioè se bianco viene di qui, poi bisogna trovare l'incrocio giusto, perché di uno d'occhio a questo taglio bisogna dargli, cioè, no? Quindi magari anche più stretto. Però, cioè, chi cosa sta male? Non sta bene, cioè poi alla fine prima o poi lo paghi. L'importante per nero è non esagerare, cioè non fare mosse che diventino solo dei da me se l'attacco va male. Sì. Quindi questi potrebbero diventare dei da me se l'attacco va male, in effetti. Queste però
già i punti li ha fatti. Questa i punti li potrebbe fare così, no? Quindi solo ragionevole. Allora si diceva bianco. No, Paolo, aspetta, allora perché dici che il nero, la cosa importante che devi considerare è che le vite non diventino da me. E allora, perché il da me non fa punti. Per cui tu fai l'attacco, poi gli catturi 20 pietre, dici a lei, ho vinto, no? Cioè comunque sono avanti tanto, è andata bene. Però, come sai, non è così facile catturare dei gruppi grossi. Quello che fai è minacciarli un po' da distanza e intanto fare dei punti. Però se minacciandoli i punti non li fai, come cioè, queste due mosse, per esempio, apparentemente hanno fatto fare punti a bianco. In questo non a nero, per cui il nero deve, insomma, è vero che anche queste due i punti a bianco non ne danno, ma bianco qui stava cercando di togliere a nero più che farli lui. Questa invece è una mossa un po' diversa, perché aggiungendo un'altra i punti ne fa tanti. Quindi questa è una buona mossa per, cioè una mossa che comunque vada all'attacco, i punti in cassa le metterà. Queste bisogna vedere invece. Se tutte le mosse che fai attaccando sono come queste, o glielo catturi, che pure è difficile, o finisce che perdi. Vabbè. Bianco deve girare di più. No, scusate. Questo per questo. Marisa, questa chi lo sa? Mistero. Ok, così bianco è riuscito a collegare quantomeno un po' delle sue pietre. Non necessariamente ancora tutte, no? Però un po' sì. Se li vive con quelle. E queste sembrano proprio degli amici. Però questa mossa qua, il nero. Sì. Taglio bello grosso. Sì. Comunque vada con nette. In Italia bianco. Diciamo che ci sono ancora un po' di mosse da vedere chi riesce a giocarle. Diciamo che la cosa che va bene a nero lì è che bianco deve tornare indietro se vuole commettere, ma non è detto che riesca proprio a collegare tutto. Ma questa era necessaria? No, intendo se bianco usava questo tempo per giocare questa, per esempio. Poi qui, non lo so. Allora, bisogna vedere un po' il timing, no? Però adesso è vero, può anche cambiare fronte, tipo attaccare quelli lì in questo modo, mettere delle pietre qua in mezzo e poi meno qui. Se io faccio tutta questa bomba che è quello grosso e non bianco. Sì, però proviamo a contare. Allora, qui comunque si riesce a entrare, no? Sì, lì si vive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 e il 12 e 7, però chi lo sa? Con me era 5 e mezzo, ma non so se c'era con me qua, perché il torneo dello che hai, mi sa che si giocava 7. 18, 19, 20. 21, una cosa così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 facciamo. 9, 10, 11, 12, 13, però qualcosina qui facciamo 14, 15. Quindi apparentemente c'è qualche punto, ma il gruppo debole conta nei punti in meno. Per cui, come ho detto, ho contato 8 punti, più o meno una decina di punti per bianco, ma col fatto che ha due gruppi deboli, velocemente è indietro, e non di poco. A spanne c'è un
semiprofessionista europeo Van Zeist, che diceva che un gruppo debole sono 20 punti. Cioè, se non un gruppo debole, sì, se ne conta 20 in meno. Se c'è l'avversario, se ne conta 20 in più. Per cui potrebbe essere avanti di 30 nero, con i gruppi di bianco. Ecco, gioca lì. Esatto. Ok, adesso nero, vabbè, bianco più o meno ha collegato. Mettersi a fare ora mosse gote che staccano punti è un po' presto, perché ci sono comunque ancora quantomeno questo gruppo che ha problemi. Allora, inizia a infastidire un po' quello là. Qua. Questo gruppo potrebbe avere la base qui, ma tanto è collegato verso il centro e avrà degli occhi qua, no? E si scava, si ricava una base lì. E poi si va. Sì, adesso apparentemente è peggio, perché ci sono anche queste pietre di bianco, no? Perché in quanto? Se nero è avanti, che vantaggio è? Beh, però... È avanti se perché aspetta troppo, non è stato contato qua. Se aspetta troppo, questa va a fare questi punti, aiuta tanto a difendere l'invasione qui. Quindi può anche essere il momento giusto. Bianco cerca di dare il minimo appoggio a nero. Mm-hmm. Quindi sta solido, non gli fa gli anè che poi nero fa croscate, in qualche modo si stabilita. Nero lascia perdere e torna di qui. Come dice? Beh, se tu fossi bianco, giochi qui ad ammazzare queste due e fare questi punti, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 15, magari anche 16, 17, un pochino meno di 20, oppure ti fai tagliare qua. Quanti sono questi? Mm. Okay. Quindi nero dice a bianco: se ci stai io sono contento. E bianco indovina, non ci sta, però ho perso la mossa. Nero è fatto. Ma bianco non c'è stato lo stesso. Il problema è che se non risponde mi attacca e con anche. Adesso questa è chiaramente una forma bruttina. E se tocca bianco ora non gioca qua, se tocca bianco adesso magari non è qui, viene qui, va qui, viene qua, non so, qualsiasi cosa, ma non questa, quindi forse non era proprio ottimo. Sì, bianco adesso ha tutta una serie di problemi, al fatto che qui comunque tanto non può collegare, come ha fatto vedere lui, perché così e tagliato. E c'è quel gruppo là che deve darsi la gamba. Come va a finire? Allora, bianco inizia a mettere fuori la testa e diciamo, sembra una mossa ragionevole, va verso queste, quindi insomma un po' c'è da mettere a posto tutto. Nero a questo punto torna a vedere cosa succede di qua, mi chiede se per caso vuole uscire definitivamente e perdere, non so dove giocare esattamente, ma insomma perdere questi punti. Bianco dice no, cerco di tenere anche quelli. Nero si deve allungare di qui se vuole attaccare queste, perché per attaccare queste dovrà in qualche modo
giocare in mezzo, no? Però se giochi in mezzo ora, esce, quando taglia, ti trova bianco. Ma su una cosa del genere, cioè se bianco risponde sotto, c'è nero da sopra che aspetta su di te. Ma questo qua piace tantissimo. Bianco cerca di stare sopra, soprattutto cerca di catturare queste a scala grossa, anche al costo di lasciare questa nero, no? Però se per nero erano piccole queste mosse, questa lo sarà ancora di più, quindi diciamo che bianco è fiducioso che comunque ancora più no, però non ci si gioca, vale dei punti perché non si abbassi a dare mosse. Questa è un po' una mossa nel punto dove bianco potrebbe giocare per fare occhi. Magari avrebbe giocato prima, per fare qualcosa qua. Nero può anche farsi tagliare, perché tanto qui c'è la base comunque per queste, e queste vanno di qua. Quindi il fatto di avere fatto questa base, questa, e tutta la preparazione per attaccare ovviamente questo gruppo. Se prima ti rafforzi, quando sei proprio forte forte, a quel punto lo puoi attaccare pesantemente. Perché puoi permetterti di fare mosse così, dove ti taglia, ma tanto non hai problemi. Allora, uno, due. E questo taglia via queste pietre. Questa è una bianco. Ma allora, bianco potrebbe magari giocare qui per tenerle tutte collegate. Però, dopo questo si è tagliato lo stesso. Per cui... Sì, magari l'errore di bianco è stato a monte. Sì, secondo capo era stata questa l'errore di bianco. La mossa che ha perso la partita era la 26esima. Sì, può magari giocare qui che le collega tutte, ma... No, aspetta, perché il nero aveva visto qua. Ah, giusto, è. Non questa è questa che non mi piace. Ma tanto non ha cambiato, il nero ha risposto dietro. Ok, bianco. No, non ti vedo bianco qua. Così. Taglia, sì. Tac tac, e a questo punto tagliare, tentare di accerchiare quelli. È quello che abbiamo visto. Vai avanti, ma questo alla base, questo si collega là. E inoltre va tutto bene, perché anche se dovesse esserci una cosa del genere, nero può permettersi. Non so quale sia la forma che migliore lì, ma beh, così. Anche su... Giacco non li ha più. Oh no. Dei italiani. Ciao. Ma paura. Sì, non c'è. Cioè, il risultato è che non essere più. Magari sarebbe meglio così, no? Quindi non fare affidamento sulla forma che ho messo lì. Sì, però sta di comunque il risultato... qua e toglie bianco lo spazio, no? Che questo è tanto tutto il colore. Sì, sì. E tra catturi quelli. Non vengo fuori di nuovo. Vabbè, comunque la partita va avanti, ma sostanzialmente finisce qua, con bianco che in ogni caso va a collegare di qui, però ha perso tutte quelle, non qui comunque. Quelli forse sono anche persi. Taglia fuori, sì, per tornare indietro, insomma. Vanno avanti ancora un po' e poi dopo bianco abbandona. Allora, ricapitolando. Bianco si è messo nei guai perché ha creato due gruppi deboli. Cioè, uno, vabbè, può anche essere inevitabile, però lo rinforzi prima di farne un secondo. Perché se vai a creare un altro gruppo debole, ma creandone uno debole anche all'avversario, con il bilancio dei gruppi deboli forti rimane uguale, no? 2 a 1. Se invece va 2 a 0,
lì è veramente dura. Tu basta che ti metti a prendere un po' di punti attorno mentre lo attacchi e vai già in vantaggio. Poi, se per caso continuano a rimanergli deboli, magari li prendi proprio di mira e ne raccoppi uno, o metà. E metà era più campato. Comunque, diciamo, lo scopo di farvi vedere questa partita era di darvi un po' di sensibilità proprio al sul bilanciamento di questi gruppi. Cioè, come sia importante identificare i gruppi deboli proprio dell'avversario e giocare di conseguenza, e anche un po' come andare ad attaccarli, quindi rinforzandosi e poi andare a colpire. Come sempre bisogna farlo bene, perché se ti rinforzi per una mossa di troppo, poi dopo non trovi più nulla da colpire perché quello scappa. E quello è il bello del gruppo. Grazie. Grazie.